Sì, intanto ringrazio gli organizzatori di questa serata perché ci permettono di fare una cosa importante. Perché guarda, noi vivremo, come dire, 40 giorni circa molto, molto pesanti in questo paese. Perché io credo che sia, è certo, anche rispetto alle cose che Lara ha detto molto bene, che questa non è una battaglia politica normale. Noi non ci troviamo di fronte, come abbiamo passato il politico ormai, non ci troviamo di fronte al fatto di eleggere un premier rispetto a un altro, di riuscire una coalizione. Noi ci troviamo di fronte al fatto che vengono cambiate in maniera sostanziale le regole del gioco democratico. E credo che questa cosa qui deve essere chiara per noi, cioè deve essere chiara anche nei meccanismi con cui noi vivremo questa campagna elettorale, cioè non dando per scontato che non vinca, cosa che, come dire, non è scontata per niente. Ma non dando per scontato che non sia necessario, come dire, fare uno sforzo straordinario. Cioè, queste serate, per comprenderci, così dico una cosa subito metodologica, per comprenderci, non servono soltanto per rappresentare, come dire, lo scempio che viene fatto dalla nostra Costituzione, che è stato benissimo raccontato da Lara, ma servono per capire se è possibile che domani, come dire, ognuno di noi scenda nell'agone, scenda nella piazza di questa battaglia politica. E pensi che, come dire, sia necessario portare a votare più gente e sia necessario, come dire, far capire alle persone le ragioni del no. E guardate, quello che ha detto Lara è un sovvertimento che in realtà parte da lontano. Ora, naturalmente, con Massimo, è la terza sera che facciamo di fila, quindi troppo si addormenta, non ha fatta lì perché siete dire le stesse cose, ma vedo 3 sere di Poi fila. l'addormenti, Tre sere di fila assolutamente pesanti, Massestri, Campo Ligure, qui insomma siamo arrivati a un livello. va bene che non cambiamo. Però, sì, però da questo punto di vista mi permetto di riprendere un discorso di cui, come dire, io sono assolutamente convinto, che visto che Lara ha fatto una parte del ragionamento, che era una parte più tecnica, complessivamente di raccontare cosa c'è dentro la modifica di questi 47 articoli, mi permetto di dire, come dire, di voler cercare di proporvi una chiave di lettura, la ratio che porta, come dire, oggi Renzi a fare questa cosa qui. Prevedendo una banalità, guardate, una banalità sconcertante, però guardiamo, diciamola subito. La banalità è che questo è un Parlamento sostanzialmente delegittimato. È un Parlamento sostanzialmente, come dire, eletto sulla base di una legge elettorale che è stata giudicata, come dire, dalla Corte Costituzionale. E che naturalmente la Corte Costituzionale avrebbe potuto, la correggimi se, dire. Guardate, come dire, io intervengo anche sugli effetti di quella legge, quindi il Parlamento deve dimettersi e andiamo alle elezioni. La Corte Costituzionale non l'ha fatto, però è necessario che ci diciamo che è stata, come dire, questo Parlamento, cioè il Parlamento che decide di fare questa riforma costituzionale, quindi di modificare le regole del gioco, come vedete, è un Parlamento delegittimato. Cioè, quindi è un Parlamento che avrebbe dovuto fare l'ordinaria amministrazione, chiudere, e non invece decidere di intervenire sulla materia più delicata possibile, la modifica della Carta Costituzionale. Dopodiché, guardate, io credo che ci sia un problema di rappresentanza in questo paese. E la racconto così, perché non è che Renzi a un certo momento si è svegliato, poi possiamo dire, guardate, tra le tante cose che avete già sentito dire, che però sono vere, guardate, non è che siano finte, non è che in questi giorni sono state delle cose che sono state dette per enfatizzare, perché così guardiamo chi la spara più grossa, cioè è vero, come dire, che dentro, come dire, c'è una volontà dei grandi potentati finanziari rispetto a tutte le carte costituzionali che sono uscite da processi di liberazione dopo 45, cioè JP Morgan lo dice in maniera netta questa vicenda qui, non racconto una cosa, non raccontiamo una cosa che non è vera, cioè c'è qualcuno che dal punto di vista del mondo finanziario mondiale ritiene queste carte costituzionali un intralcio ai processi economici e finanziari che si svolgono in Europa e nel mondo. E quindi sono da cancellare. Quindi, dove sta, come dire, quindi il mandante di questo ragionamento, dove sta il pensiero? Guarda, io credo che ci siano successi in questi anni dei fatti che noi stessi, come dire, non siamo riusciti a in qualche maniera intercettare, che ci sono un po' scappati, che in realtà a sinistra, oppure in quel pensiero, come dire, diffuso, di pensiero progressista, di cui in qualche parte, come dire, chi è qui è rappresentante, non si è riuscito, come dire, a farci un momento di attenzione, a dire cosa sta succedendo. Perché non ci sono, come dire, non è sbagliare una manovra economica, è in realtà intaccare quelli, come dire, quelle che è il concetto di rappresentanza politica, come questa si dispiega.
però in varie forme, che non sono soltanto quelle politiche, sono anche quelle sociali. Allora, guardate, io vado un po' indietro nell'ultimo pensiero. Naturalmente potremmo dire che questo parte con degli attacchi che ha fatto Berlusconi, certamente, guardate, però sono successe quelle negli ultimi 6-7 anni alcuni fatti talmente specifici che mi piace riportarli uno a uno, brevissimamente, così lascio la discussione. Primo ministro della Repubblica decide di dire che le forme di rappresentanza di lavoratori pubblici vengono modificate per legge. Guarda, io non so se qua dentro c'è qualcuno di lavoratori pubblici, però c'è stato un ministro di questo del governo Berlusconi, il ministro Brunetta, che è intervenuto, come dire, su un processo decidendo lui, come dire, quali sono le norme, come dire, quali sono le forme in cui la rappresentanza dentro il pubblico impiego si svolgeva. E contestualmente qualcuno del privato diceva che, come dire, non valeva più il principio per cui le organizzazioni sindacali erano maggiormente rappresentative, ma si decideva, come dire, sostanzialmente che la FIOM, pur rappresentando il 70% dei lavoratori in determinate sedi sindacali, come dire, se non aveva firmato contratti di livello nazionale, era espulsa, come dire, dalle stesse sedi sindacali, non poteva firmare, come dire, atti contrattuali in rappresentanza di quella lavoratrice, di quello lavoratore. Guarda, forse ci è passato, come dire, vicino alle orecchie, non abbiamo sentito, ma è successo questo. Contestualmente, guardate, non so se sia prima, come dire, l'una figlia di Brunetta o l'altra figlia di Marchionne, non so dire quale sia la titolarità, la proprietà, ma certamente, come dire, combinato disposto, direbbero i giuristi, come dire, ha provocato prima di tutto un pensiero di rottura tra le forme di rappresentanza tra lavoratrice e lavoratore, in maniera uniforme, nel comparto privato e nel comparto pubblico, guardate. Dopodiché, guardate, cosa è successo dentro i partiti? In maniera molto evidente in questo periodo. È successo che noi abbiamo avuto negli ultimi anni una forma di rappresentanza politica, come dire, già conosciuta in questo paese, però conosciuta in maniera diversa, guardate, che invece ha assunto una forma di livello autoritario così elevato, come dire, nascosta dietro la mistificazione di una crisi economica. Perché non è che in un periodo di crisi economica i processi politici non possono essere condivisi. Non è che se io sono in crisi economica le cose le devo imporre e tra virgolette non le posso, come dire, mediare con le parti sociali, che anzi, proprio perché c'è una crisi economica diventano titolari maggiormente di quel processo di mediazione, perché sono portatrici di interessi soggettivi, collettivi. Guardate, noi abbiamo un governo di tecnici che decide di intervenire con una legge, come dire, di riforma previdenziale nascosta da legge di spesa, quindi non toccabile. Tant'è vero che quando, come dire, la Lega raccoglie le firme, la Corte Costituzionale dice che non è possibile intervenire, la legge Fornero. Quindi facendo una cosa, guardate, che dal punto di vista del mutamento del quadro sociale e delle condizioni di vita degli individui in questo paese non ha, guardate, non ha, come dire, uguali. Perché nessuno, come dire, io lo chiedo anche alle persone più vecchie che sono in questa, nessuno ha un ricordo di una devastazione sociale come ha provocato la Fornero, perché ha cambiato nel giro dei giorni, come dire, le stesse ragioni dell'appartenenza al mondo del lavoro. Cioè, se eri nato nel 52-53 ti potevi sparare, perché improvvisamente, come dire, vedevi saltare più in là, come dire, di 6-7 anni, come dire, la uscita dal mondo del lavoro. Contestualmente, guardate, a 177.000 lavoratrici e lavoratori italiani succede un fatto che anche in questo caso non è, come dire, banale dal punto di vista del livello della rappresentanza politica, perché 177.000 lavoratori, oggi sappiamo che siamo 177.000, prima non lo sapevamo perché abbiamo avuto un rimbalzo sulla conoscenza, 177.000 lavoratrici e lavoratori firmano un patto con lo Stato, sottoscritto con le regioni, con il Ministero del Lavoro, per la loro uscita dal mondo del lavoro, sono quelli che si chiamano gli esodati, in cui per 5 anni questo patto non verrà riconosciuto, e oggi siamo all'ottava salvaguardia per riconoscere a quelle lavoratrici un diritto di un patto firmato con lo Stato. Guardate, se non è una crisi di rappresentanza questa, come dire, non riconoscere neanche, come dire, quello che i tuoi organi regionali e statali hanno fatto, guardate, siamo dentro, come dire, un processo in cui gli elementi di autoritarismo sono talmente evidenti da rompere, come dire, anche il rapporto fiduciario con gli stessi soggetti privati e pubblici che si confrontano. Nella vita interna dei partiti cosa succede? Succede, come dire, che va a governare, come diceva bene prima Lana, chi non è stato legittimato dal voto popolare.
Succede, guardate, come dire, che non me ne voglia Paolo, ma è una battuta, ma che dentro i partiti prevalgono, come dire, le spinte che sono autoritarie, quindi laddove non c'è né dialettica né condivisione dei processi. Cioè, questo assistiamo in questi anni d'Italia. Guardate, la logica conseguenza di questi tipi di ragionamenti, perché non avrebbero dovuto portare a un mutamento, come dire, delle regole gioco attraverso la modifica della carta costituzionale da un Parlamento non legittimato a farlo. Guardate, ecco perché sostengo che noi giochiamo il 4 dicembre 2016 una partita di enorme difficoltà. Perché è chiaro che chi l'ha pensata, non l'ha pensata, come dire, a caso in questo momento, perché la crisi di rappresentanza politica, di rappresentanza sociale è al punto massimo. Tra le, guardate, si dicono alcune sciocchezze che sono talmente banali che se noi domani andiamo insieme nei mercati o nei bar e smantelliamo. Cioè, in realtà, come dire, in Italia si fanno poche leggi. Guardate, i dati l'ARPA li avrà ancora più aggiornati di me. Al 2014, tra il 1996 e il 2011, in Germania sono state fatte 2153 leggi approvate. In Italia 1.884, in Francia 1.385, in Spagna 700, in Regno Unito 630 leggi. Anzi, diremmo che noi siamo in un periodo di bulimia legislativa. Cioè, produciamo una quantità di leggi, a livello regionale ancora di più. Ho scoperto dal consigliere regionale che la legge sulla caccia del 1994 è stata modificata 263 volte. Dal 1994 ho fatto i conti e in 22 anni vuol dire che ci sono state 10-11 modifiche all'anno. Cioè, ma di cosa stiamo parlando? Abbiamo il problema, come dire, di non legiferare in Italia. Guardate, la buona scuola è passata in 3 mesi. Quindi col metodo cosiddetto la navetta, il Job Act è passato in 4 mesi e mezzo, 20 anni per fare l'Unione Civile. Ok? Guardate, il problema non è se abbiamo, come dire, le doppie camere di bicameralismo, il problema è pensare se le forze politiche si mettono d'accordo, come dire, per avere degli accordi politici per cui le leggi passano. Perché se no, come dire, la dimostrazione lampante è che l'Italia non ha una legge sulla tortura, perché tra virgolette non c'è un accordo tra le forze politiche. E anche se la discussione era al Parlamento, certamente è cambiata la discussione con essere grazie. Non c'entra niente il bicameralismo aperto. Premesso il fatto che, come dire, il bicameralismo aperto, non mi soffermo, non lega, eccetera, eccetera, ma su questo chiediamo la Lara, al Senato rimangono perlomeno 20 forme per cui il bicameralismo è integrale. 20, cioè, vero risparmio, ma 20. Cioè, quindi vuol dire che non c'è un bicameralismo perfetto. L'ultima considerazione, ho finito veramente. Guardate, qualcuno l'ha giudicata una battuta stupida, visto che, come dire, è un discorso. Io la continuo a fare, guardate, perché la vivo sulla mia pelle, quindi la continuo a fare. Un consigliere regionale, se vuole fare consigliere regionale, ha veramente molto tempo. Cioè, ha veramente molto tempo da studiare, ha veramente molto tempo da impegnarsi, come dire. È vero che io sono monogruppo, quindi non. Però, come dire, sto in 5 commissioni, faccio consigliere regionale. Quindi l'idea che, come dire, un consigliere regionale possa fare nello stesso momento consigliere regionale e senatore è balzana sana. Cioè, il che vuol dire, ora, pensate, tra virgolette, che, come dire, in Liguria è due su, lo diceva Lara, un consigliere regionale e un sindaco. In Lombardia sono 14, sono 13 consiglieri regionali e un sindaco. Quindi vuol dire che nel momento in cui 13 consiglieri regionali se ne vanno, come dire, io non so quando saranno a Roma, ma come dire, bloccherai l'attività regionale. Cioè, perché da questo punto di vista bisogna che qualche risposta a queste domande ce le diamo. Non si capisce bene perché, come dire, il Senato non poteva essere eletto direttamente, mentre invece, come dire, il Senato viene formato, non so se il termine è giusto, Lara, correggimi, a geometria variabile, perché in realtà i consiglieri regionali stanno in carica finché non scade il loro mandato, e quindi, come dire, l'anno prossimo scade la Val d'Aosta, e quindi, come dire, uno entra, l'altro subentra.
Cioè, quindi vuol dire che il Senato non ha una costituzione fissa di 94, di 74 più 21 e 5 che vengono nominati al Presidente della Repubblica, ogni tanto gira. Ora, immaginatevi, come dire, questo organismo che viene formato da gente che va avanti e indietro per Roma, che naturalmente gira, guardate, la continuità, è chiaro che non serve a niente, cioè è piuttosto evidente, guardate. Cioè, credo che sia talmente dimostrabile che non serve a niente, perché non, un organo legislativo non può avere una precarietà di questo tipo. L'ultima considerazione, quanto si risparmia? Guardate, non so quanto si risparmia. C'è chi dice 50, chi dice 48, chi dice 42 milioni di euro. Non sono i 500 milioni. Tra le spese sicuramente, però c'è una cosa buffa per chi fa matematica, che se io risparmio 50 milioni, i dati del 2014 sono 540 milioni della spesa del Senato. Se ne risparmio 50, vuol dire che sono 490 milioni. Prima con 490 milioni ci teniamo su 315 senatori, ha detto con 490 milioni ce ne tengo 100. Il segretariato generale di questo paese costa 745 milioni. Quindi guardate, le spese della politica possono essere assolutamente tagliate. Però è chiaro che, come dire, questo taglio, come dire, è un po' buffo da questo punto di vista. Come rete a sinistra, spero che l'abbiate seguita perché è stata una delle cose migliori che ho fatto, se non avete seguito avete perso una delle cose migliori che ho fatto, siamo stati l'unica forza politica che ha proposto di tagliarci gli stipendi, d'accordo? Naturalmente abbiamo perso, non era convinto neanche il Movimento 5 Stelle, adesso non c'è polemica con Paolo, quindi devo dare una proposta perché era un po' pesante leggerla da questo punto di vista, però una cosa è scelta, vi siete chiesti perché se passa questa riforma come dire, c'è un taglio delle spese dei consiglieri regionali di circa 1.200 euro al mese, 1.250 euro al mese. Allora, chiudo con questa cosa matematica. 1.250 euro al mese moltiplicato 12 moltiplicato 928, mi sembra che sia nel consiglio regionale moltiplicato, da una quota. Voi fate un attimo 3.000 euro, perché 3.000 euro perché? Perché i deputati guadagnano decisamente di più dei consigli regionali. Quindi sparo una cifra a cazzo, ma guadagnano decisamente di più perché guadagnano, se non sbaglio, il 70% di quanto guadagnano il consiglio regionale. Sì, moltiplicato 12 moltiplicato 630 dà una cifra di risparmio che è il doppio di quella che avviene con la prima operazione matematica. Perché non è stato fatto? Perché nessun deputato, i deputati preferiscono tagliare le spese politiche degli altri, ma non preferiscono assolutamente tagliare le loro, perché vorrebbe dire che quel progetto di riforma costituzionale non sarebbe mai passato.